Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi è il Giovedì Santo. Con questa celebrazione commemoriamo l'ultima cena di Gesù con i Suoi Apostoli. Durante quella cena Gesù istituì l'Eucaristia e il Sacerdozio, che sono i tesori più preziosi della Chiesa. Con l'Eucaristia Gesù rimane con noi tutti i giorni sino alla fine del mondo e raggiunge il vertice del suo amore per noi. Il testo del Vangelo di oggi infatti così dice: Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Gesù ci ha amati sino alla fine e ci ha dato il dono supremo. Ci ha donato tutto se stesso nelle umili sembianze di un po' di pane e di un po' di vino. Non contento di morire in croce per noi, il Signore ha voluto rimanere sempre con noi nel Santo Tabernacolo. Con l'Eucaristia Gesù ci ha donato tutto se stesso, esclamava Sant'Agostino. Dio, essendo onnipotente, non poté darci di più. Essendo sapientissimo, non seppe darci di più. Essendo ricchissimo, non ebbe da dare di più. E questo perché l'Eucaristia è Gesù stesso, vivo e vero. Diceva pertanto San Pier Giuliano Aimar che l'Eucaristia è la suprema manifestazione dell'amore di Gesù. Dopo di essa non c'è che il cielo. Gesù ha istituito l'Eucaristia innanzitutto per essere il nostro nutrimento. San Pier Giuliano affermava: Gesù ha preparato non un'ostia soltanto, ma una per ogni giorno della nostra vita. Le nostre ostie sono preparate, non perdiamone neppure una. Gesù ci aspetta per farci grazia e Santa Teresina con grande semplicità scriveva: non è per restare in una pisside d'oro che Gesù discende ogni giorno dal cielo, ma per trovare un altro cielo, quello della nostra anima, dove Egli trova le sue delizie. Per questo motivo Santa Margherita raccomandava di fare in modo di non perdere nessuna comunione. La comunione quotidiana è la sorgente inesauribile di grazia. E chi di noi non ha bisogno della grazia divina? San Francesco di Sales affermava che quelli che hanno pochi affari debbono comunicarsi spesso perché ne hanno la comodità. Quelli che hanno molti affari perché ne hanno la necessità. E San Giuseppe Cottolengo aveva sperimentato che proprio la comunione frequente ad attirare la provvidenza di Dio, per cui aveva coniato una frase molto significativa: pisside piena, sacchi vuoti, per farci comprendere che se noi non riceviamo spesso la comunione, ci priviamo di tanti aiuti anche per la nostra vita corporale. Oltre alla comunione sacramentale, vi è la comunione spirituale. Quanto più grande il nostro desiderio di ricevere Gesù, tanto più abbondante sarà la grazia che riceveremo da questa visita spirituale di Gesù nel nostro cuore. San Massimiliano Maria Kolbe faceva la comunione spirituale ogni quarto d'ora, ovvero ogni volta che sentiva battere dalle campane i quarti. Lo si può fare anche brevemente con queste parole: Gesù ti amo, nel mio cuore ti bramo. Un'altra cosa che possiamo fare è quella di unirci spiritualmente a tutte le messe che in ogni istante vengono celebrate nel mondo. Circa ogni minuto ve ne sono diverse. Ebbene, il sacerdote celebra per tutti i presenti e anche per quelli che non possono parteciparvi. Insegnava l'abate Guéranger, che fu abate a Solesmes in Francia,
e fu un grande teologo. In quanto a quelli che sono legittimamente impediti ad assistere al santo sacrificio, se si uniscono ad esso col desiderio, con fede e devozione, quantunque siano lontani, partecipano di tutti i suoi frutti, al pari di coloro che vi sono presenti. Domandiamoci ora, come partecipare alla messa? Come la Madonna ai piedi della croce, perché la messa è lo stesso sacrificio della croce che si ripresenta sacramentalmente sui nostri altari. Chiediamo a lei, alla Madonna, che ci doni queste disposizioni d'animo per raccogliere abbondantemente i frutti della messa. Gesù ha istituito l'Eucaristia non solo per la comunione, ma anche per dare a noi la possibilità di visitarlo spesso nelle chiese, di adorarlo e di parlare familiarmente con Lui. È buona consuetudine quella di fare ogni giorno una visita a Gesù sacramentato, sia pur breve, e di tanto in tanto di fermarci per un'adorazione prolungata. Sant'Alfonso Maria de Liguori diceva: «Siate certi che di tutti gli istanti della vostra vita, il tempo che passerete davanti al Divin Sacramento sarà quello che vi darà più forza durante la vita, più consolazione nell'ora della morte e durante l'eternità». Il beato Charles de Foucauld, che trascorse diversi anni della sua vita come eremita nel deserto, amava rimanere per lunghe ore ai piedi di Gesù sacramentato. Così si trova annotato nel suo diario: «Che dolcezza delle dolcezze, mio Dio! Più di 15 ore senza aver altro da fare che questo, guardare voi e dirvi, Signore, vi amo». Siano lodati Gesù e Maria.